Buonasera a tutti e benvenuti alla sedicesima giornata del campionato della LND Lazio eSport. Di fronte questa sera Grifo eSport e Alba Roma eSport, una partita bellissima secondo me, perché ne vedremo delle belle sicuramente qui nel canale di Eludo per la LND Lazio. Allora io direi di non perdere tempo, di non perdere troppo tempo e di andare a vedere insieme i risultati che ci sono stati nella scorsa settimana, e quindi andiamo a vedere il girone A nella quindicesima giornata, che ha visto il Vissesora vincere in casa del Santa Marinella per 4-2, il Borgo San Martino vincere in casa del Monte Spaccato per 2-1, Etruriens Maccarese 2-1, Eris e Aurelia Antica Aurelio 2-2, e Principato di Colli perdere in casa, sorprendentemente direi, 3-5 con il Borgo Palidoro, in un risultato abbastanza inusuale per il Pro Club, per una classifica che vede il Borgo San Martino in testa con 34 punti, poi Etruriens a 30, Elis a 28, Principato di Colli a 22, Borgo Palidoro 20, Aurelia Antica Aurelio 16, V3 Maccarese 13, Vissesora 12 insieme al Santa Marinella, e poi Eagles e Monte Spaccato a 9, entrambe chiudono la classifica. Andiamo a vedere il girone B invece, il girone B che vede l'Alba Roma vincere 3-0 con la Pescatori Ostia, poi la Villa Adriana 1-0 con l'Ottavia, Sette Bagni Grifo 1-3, Viterbo Rieti 1-0 e Città di Anagni Laundromat Gaeta 6-1, per una classifica che vede la Città di Cerveteri a 33 che ha rallentato la sua marcia, e Grifo e Anagni sono lì a 2 punti, 31 entrambe, poi a 26 ci sono Viterbo e Alba Roma. E appunto stasera vedremo Grifo Alba Roma, quindi una partita bellissima da seguire, perché il Grifo può provare a scavalcare il Cerveteri in caso di risultato negativo della capolista, e Alba Roma che ovviamente vuole cercare di rimanere lì aggrappata al treno delle prime. Poi Sette Bagni 18, Villa Adriana 15, Ottavia 14, Pescatori Ostia 10, Rieti 7 e Laundromat Gaeta 3. Sono queste le partite giocate. Andiamo a vedere però che cosa si giocherà questa sera, quindi le partite di questa sera con Borgo Palidoro Elis, V3 Maccarese Principato di Colli, Eagles Santa Marinella, Borgo San Martino Etruriens, Vissesora Monte Spaccato, quindi è una sfida importantissima nel girone A tra la prima e la seconda. Girone B che vedrà il Cerveteri impegnato sul campo dell'Ottavia, Grifo Alba Roma appunto che vedremo insieme questa sera, Rieti, Villa Adriana, Laundromat Gaeta, Sette Bagni, Pescatori Ostia, Viterbo. E allora io direi di intanto dare il via ai ragazzi e andiamo a leggere le formazioni delle due squadre, perché il Grifo si schiera con un 3-1-4-2, formazione abbastanza usuale per il Pro Club, direi. Con Amati in porta, Rabona, poi Granato e Palermo, i tre di difesa, Abate, il CDC con Giandiano, Fusco, Fontana e Morvillo, i quattro di centrocampo, Coletta e Mincuzzi sono i due davanti. Poi abbiamo invece per l'Alba Roma lo Cicero in porta con il numero 1 Mendes, Patti, Buzzacconi e Barbusca, i 4 di difesa del 4-3-2-1. Poi abbiamo Lisi, Cumella e Patti Santo, perché abbiamo Patti Samuele che è il difensore e Patti Santo che è il centrocampista, e quindi i tre di centrocampo sono loro. I tre davanti invece sono San Matrice con il 10, Ciavarella con il 9 e Cruciani con l'11, in un 4-3-2-1 che secondo me può sicuramente farci fare secondo me parecchie parecchie parecchie. Possibilità lì davanti. E allora, tanto stavo cercando di capire se i ragazzi stanno invitando. Io direi di sì, perché li vedo. Quindi io direi anche no, invece no, sono riusciti. Quindi torniamo alle formazioni, andiamo a vedere appunto la differenza di formazione, quindi 3-1-4-2 con un 4-3-2-1. Ovviamente la difesa 3 del Grifo sarà sotto pressione con i tre davanti dell'Alba Roma, centrocampo però sicuramente più folto quello del Grifo, quindi vedremo dove e chi e perché
se qualcuno insomma avrà la meglio lo farà. Tanto vediamo se i ragazzi ci sono. Ovviamente i soliti bug di gioco di FIFA, perché loro insomma studiano secondo me tutti gli anni per darci i bug, per mettere tutto ciò, perché altrimenti diventa veramente difficile se è frutto del caso. E allora andiamo a rivedere un attimo la classifica con appunto il Grifo a 31 punti e l'Alba Roma a 26, con la giornata che dice Ottavia Città di Cervetri, Grifo Alba Roma, mentre il Viterbo è impegnato sul campo della Pescatori. Quindi Viterbo è impegnato con la nona in classifica e Cervetri con l'ottava, che in questo caso è proprio l'Ottavia. E quindi praticamente Grifo, che non dico che deve vincere quasi obbligatoriamente, però insomma manca poco. E allora io però vedo i ragazzi che sono pronti, e vi dico anche un'altra cosa: io mi tolgo di mezzo e vi faccio vivere le emozioni senza di me di questa partita, ce l'andiamo a vivere insieme senza il mio faccione, ma a tutto schermo, perché secondo me meritano questi ragazzi di vedersi a tutto schermo. La partita sta iniziando, i giocatori stanno entrando in campo, e allora vediamo cosa succede. Tra queste due squadre, giro del campo, ci fanno vedere tutto, queste animazioni. E allora si parte, siamo sul campo, siamo dentro. E allora l'Alba Roma in possesso con Patti che fa girare, Burzacconi, recupero di Mincuzzi, attenzione, subito goletta, limite dell'area, prova, ma viene chiuso molto molto bene da Mendes. E allora Grifo in maglia bianca e Alba Roma in maglia rossa in questa partita, quindi Grifo subito in attacco, Mendes prova a recuperare un altro pallone e poi prova subito a rilanciare. Palermo è stato il più veloce di tutti, poi ora Bona, ancora Palermo, poi Fontana, in avanti per Mincuzzi, ancora Palermo che prova a incunearsi, ma Barbusca chiude e rilancia, colpo di testa di Ciavarella, attenzione perché si invola Cruciani, torna indietro da Pattisanto, poi Lisi, poi Cumella che mette dentro, ora Bona di testa, e poi riparte il Grifo con Coletta, Coletta che gioca su Fontana, Mincuzzi, ancora Fontana, massimo a due tocchi il Grifo, Abbate anche di prima, guardate che gioco veloce e spumeggiante della squadra in maglia bianca, Granato, Fusco fa girare, Fusco in avanti, il pallone colpito di testa da Patti Samuele, e poi Cumella ancora in avanti per San Matrice, attenzione al pallone dentro per Cruciani, ancora San Matrice, è arrivato lui, San Matrice in area di rigore, il cross ribattuto, allora Cumella torna indietro da Lisi in area di rigore, esce Amati, fa su il pallone ed è pronto a rimetterlo in gioco Rossi, poi Cangiano dentro per Fusco con una serie di finte prova a liberarsi, poi lancia sulla destra, molto bene per Cangiano in aria, Cangiano la mette, Coletta, Cicero si butta sui suoi piedi, ma attenzione perché c'è un fallo e c'è un calcio di rigore per il Grifo, e allora può cambiare il match, può cambiare al minuto 12, il tiro alla parata non cambia, lo Cicero fa un miracolo tiro Cicero, e rimane 0-0 il risultato, ma che bello, subito la prima emozione al minuto 12, ancora 0-0 tra le due squadre, l'Alba Roma non ci sta ad andare sotto, Mincuzzi, ancora lui in area di rigore, attenzione perché si incunea, Mincuzzi mette dentro, Coletta, è solo questione di minuti, perché al 14esimo il Grifo passa 1-0, con i suoi due attaccanti, uno lavora il pallone, l'altro lo spedisce in porta per l'1-0, e allora dopo il rigore sbagliato da Coletta, proprio lui va a siglare il gol del vantaggio su assist del compagno di reparto, e allora Alba Roma che deve ricostruire con San Matrice, fa girare per Samuele Patti, poi Barbusca, torna indietro da Burzacconi, ancora Samuele Patti, Mendes, Lisi per Cruciani,
Cruciani ancora per Fontana, poi Lisi, ancora Lisi che fa ripartire l'azione. Mendes, come la San Matrice, il pallone dentro di San Matrice, il colpo di testa di Rossi, poi Palermo, ancora il pallone giocato dall'Alba Roma, però che l'ha recuperato ed è pronta a giocare di nuovo questo pallone, perché non ne vuole sapere di essere sotto, è in possesso praticamente da quando ha subito il gol l'Alba Roma. Ora Bona chiude in fallo laterale, ora Barbusca subito pronto a batterla, Barbusca con le mani in avanti per Santopatti, il cross dentro allontanato in qualche modo, poi il colpo di testa di Fusco, poi San Matrice che la mette giù, la chiusura di Cangiano e ricomincia come la Lisi, il recupero di Mincuzzi e poi Coletta, Fontana, Coletta prova a ripartire il grifo in contropiede Fusco, c'è lo spazio, forse c'era il tempo per servire il compagno nello spazio ma non lo ha fatto, e ora tiene palla e fa anche una serie di finte ma va a perdere il pallone su San Matrice che però poi sbaglia il passaggio che viene recuperato da Abate, riparte il grifo proprio con lo stesso Abate. Attenzione al pallone che torna indietro e poi di rovesciata addirittura Granato lo appoggia al proprio portiere Amati che rischia sull'attacco dell'avversario, poi Samuele Patti che forse cincischia un po' troppo con il pallone, alla fine Mendes lo recupera ancora, sempre Mendes lì dietro che toglie le castagne dal fuoco e allora Kumella, pallone per Lisi, Fontana ancora a recuperare, Mincuzzi a ripartire, Fusco tiene palla, dentro Mincuzzi calcio Cicero, dice no, calcio d'angolo per il grifo, vediamo se c'è uno schema, vediamo che cosa succede. Sale, ecco, un centrocampista, pallone però in area di rigore, colpo di testa di Samuele Patti ad allontanare, Lisi che la mette giù, poi Kumella in avanti per Santopatti, attenzione perché il pallone è buono per San Matrice che entra in area di rigore, mette dentro, colpo di testa di Cruciani, fuori gioco di Cruciani. E allora si riparte con il grifo in possesso, se l'è vista brutta qui però il grifo perché aveva fatto una grande azione di contropiede l'Alba Roma. Fusco, Abate, ora fa girare la squadra in maglia bianca, Fontana, Mincuzzi, lo Cicero, ancora lui a dire no, poi Cangiano, Mendes, sempre lui a levare il pallone a Cangiano, Granato poi anticipa tutti e ricomincia per il grifo con Abate, in avanti per Coletta, ancora Abate. Apertura per Fusco, sempre Fusco che prova a liberarsi, poi riesce a tenere il pallone in campo, non si sa nemmeno come, Mendes, ancora lui, sempre Mendes, a togliere il pallone, era la San Matrice, Kumella, pallone per Samuele Patti, poi Lisi, il pallone in avanti, Abate ancora a intercettare, Cruciani, poi commette fallo da dietro, attenzione perché ci può essere anche il cartellino, invece no. Non c'è il cartellino secondo il direttore di gara, allora si riparte con la punizione per il grifo, l'apertura molto buona in avanti, il colpo di testa ancora di Mendes a chiudere, ma c'era anche posizione irregolare e allora si ripartirà con il calcio di punizione in favore dell'Alba Roma. Allora Lisi per Mendes, poi Kumella, ancora Lisi, Santopatti, poi Fontana a chiudere, Abate, ancora Abate, poi Mincuzzi, Coletta, pallone ancora giocato su Mincuzzi, scambiano i due lì davanti e stanno facendo la differenza fino a questo momento. Intanto c'è il recupero del pallone dell'Alba, ma c'era fallo in precedenza e allora ci sarà calcio di punizione dove Mincuzzi prende la rincorsa da Cristiano Ronaldo, poco più di 60 secondi alla fine, 60 secondi virtuali ovviamente, Fusco che apre con una grande giocata, Cangiano che la rimette al centro, Burzacconi che la allontana, poi ancora un colpo di testa di Orabona, ancora lo Cicero a dire no, poi Cangiano mette giù ma non c'è più tempo, finisce qui, finisce la prima frazione di gioco e allora finisce con il vantaggio del grifo per 1-0 con il gol di Coletta che 2 minuti prima aveva sbagliato un calcio di rigore, poi però
sugli sviluppi è riuscito ad arrivare al gol del vantaggio, primo tempo equilibrato, Alba Roma che dopo aver subito il gol dello svantaggio è salita un po' in cattedra, ha fatto un po' la partita con possesso palla cercando di arrivare anche al pareggio, che era arrivato ma in posizione irregolare. Grifo che riparte in contropiede, che controlla, e una partita tutto sommato gradevole in questo primo tempo. Speriamo che nella ripresa, insomma, le cose cambino ancora in meglio per noi. Noi ci vogliamo divertire. Parte il secondo tempo, eccoli qua i ragazzi in campo con il lancio subito in avanti, pallone che termina fuori, allora Cumella in avanti per San Matrice, ancora Alba Roma che prova, pallone dentro, colpo di testa di Cruciani, pallone fuori di nulla, incredibile occasione per l'Alba Roma, poteva pareggiarla questa partita subito in avvio, e invece pallone è terminato fuori di nulla. Allora vediamo se il Grifo trova la forza per cercare di raddoppiare il vantaggio, chiuso però Mincuzzi, poi Fusco, pallone in avanti, è una grande palla dentro per Cangiano che di prima la mette, ma Samuele Patti fa buona guardia. Allora riparte l'Alba Roma con Lisi che sbaglia per il passaggio, allora Fontana Fontana in possesso di palla, deve fermarsi però e cambiare gioco per Cangiano, altra bellissima palla per l'esterno destro del Grifo, Fusco la controlla, poi Cumella che può giocarla e rinviare, palla un po' difficile ma Cruciani riesce a ripartire per i suoi. Attenzione perché c'è Santo Patti che porta il pallone, poi lo cede in avanti a Ciavarella che calcia la parata. Calcio d'angolo per l'Alba Roma. Santo Patti, colpo di testa di Burzacconi, è uno schema! Ma che parata ha fatto Amati! Negato il gol a Ciavarella. Mamma mia che parata ha fatto Amati! Che parata ha fatto Amati, signori! Una parata spettacolare del portiere del Grifo. I due portieri stanno veramente facendo una grande prestazione, perché anche quello dell'Alba Roma, insomma, ha parato un calcio di rigore nel primo tempo, ha fatto un paio di interventi davvero importanti, ma questo è altrettanto importante perché tiene in piedi ancora i suoi, ma l'Alba Roma spinge, Mendes in possesso, l'apertura, pallone dentro, Cruciani, ancora Amati dice no, ma qui Cruciani ha sbagliato l'angolo, aveva tutta la porta libera, invece ha calciato proprio dove era il portiere. Ma ancora Alba Roma che veramente sta provando tensione, intanto Amati va al rilancio, Cruciani la intercetta ma non trova la porta, ne stiamo vedendo delle belle in questo secondo tempo. Qui ancora un errore del Grifo, calcio d'angolo, un po' in bambole il Grifo in questo momento, Alba Roma che spinge, vuole il pareggio, vediamo se ci sarà ancora uno schema da corner. Santo Patti dentro, il pallone colpito da Burzacconi, poi Rossi che anticipa e mette ancora in corner, vediamo se cambia lo schema, il modulo, insomma quello che fanno i ragazzi dell'Alba. Pallone ancora in area di rigore, stavolta però non si capiscono i giocatori dell'Alba Roma, che però riconquistano subito il pallone e ricominciano macinando gioco con Lisi che apre per Mendes, il pallone in avanti di Mendes con l'uscita di Amati con i pugni, pallone che resta lì, San Matrice, poi Cruciani, ancora Amati, mamma mia, ancora Amati, calcio d'angolo ancora per l'Alba, ancora però un errore. Allora ora Bona riconquista il pallone e poi serve Fusco che fa ripartire i suoi, ma ancora Samuele Patti a chiudere, a rilanciare dall'altra parte, ma c'è fuori il gioco di Ciavarella. Allora calcio di punizione per il Grifo, pallone in avanti, attenzione perché il lancio è bellissimo e perfetto per Cangiano, Coletta prova a passare, alla fine c'è un fallo proprio di Coletta. Allora calcio di punizione per l'Alba Roma, dato al proprio portiere, invece poi lascia l'incarico della battuta a Samuele Patti. Lisi fa girare per Burzacconi, poi
Santo Patti, Lisi, Gumella, a girare bene, palla all'Alba Roma, qui c'è l'apertura con Barbusca che interviene, ma poi se la vanno a riprendere i giocatori dell'Alba e poi Cruciani deve ricominciare da Patti. Burzaccone, Barbusca, porta palla, Barbusca e serve Santo Patti. Ancora il pallone indietro, alla fine il pallone termina in fallo laterale, allora Barbusca. Santo Patti, Burzaccone, Lisi, Cumella, fa girare, poi Mendes controlla con il sinistro, mette dentro, Rossi chiude, ripartenza con Fusco, riparte l'Alba, il pallone recuperato però da Mendes, riparte appunto l'Alba con il recupero e allora Santo Patti, il controllo, ancora Santo Patti, pallone dentro per Ciavarella, Ciavarella nella rigore, Ciavarella prova a liberarsi, mette dentro, colpo di testa di San Matrice che dice 1-1 e si benda gli occhi, 1-1 San Matrice, l'ha un po' meritato forse l'Alba Roma per le occasioni create in questo secondo tempo, c'era stato fino ad ora l'opposizione dell'estremo difensore del Grifo, qui non ha potuto nulla. E arriva il pareggio dell'Alba Roma al minuto 75. Allora c'è tutto, ci sono 15 minuti per cercare di vincere per entrambe le squadre. Abate, Granato, ora ci prova il Grifo subito con l'orgoglio, con la forza della disperazione. Colpo di testa, ancora Rossi. Granato. Poi Fusco, Cumella. Pallone che torna indietro da Burzacconi. Barbusca. Lisi. Cumella e poi Santo Patti. Sbaglia il passaggio. Ora Bona intercetta, ma c'è un fallo precedente. Allora Lisi può battere il calcio di punizione. Affidato però a Burzacconi. Lisi fa girare, poi Barbusca. Mancano 8 minuti virtuali al termine dell'incontro. 1-1 tra Grifo e Alba Roma. A Coletta, ha risposto San Matrice. Mincuzzi, Fusco, apertura per Cangiano. Poi Fusco, ancora Abate, ora Bona. Ancora il pallone per Fontana, Palermo, Fontana, Abate. Recupero di San Matrice, attenzione, prova a ripartire, ma Abate lo chiude subito, poi Fusco. Ora ha ricominciato a giocare il Grifo. Tanto c'è il tocco. Allora, calcio d'angolo per il Grifo. 86 sul cronometro. Cangiano, Mincuzzi mette dentro. Colpo di testa di Samuele Patti. Poi il recupero di Coletta. Ma poi ancora Coletta. Abate, Fusco, Abate. Vediamo se mettono dentro il pallone. Eccolo il cross. Colpo di testa lo Cicero. Dice no anche lui. Mamma mia, che occasione all'88. Ancora angolo per il Grifo. Mincuzzi mette dentro. Mendes allontana. Poi il pallone che resta lì. Ancora Cangiano. Cangiano prova a tenerla lì. Cangiano ancora. Pallone che finisce fuori, ma c'è stato un fallo. Allora calcio di punizione per il Grifo. Può essere forse l'ultima opportunità perché mancano 2 minuti e mezzo virtuali al termine. Coletta, Fusco, pallone dentro, secondo palo, lo Cicero esce, fa su il pallone, vediamo se l'Alba Roma ha l'opportunità di un'ultima azione. San Matrice fa passare, ma c'è fuori gioco. Era forse l'ultima opportunità, ce l'ha il Grifo, se butta questa palla dentro, eccola che arriva in aria, ancora fuori gioco. Finisce praticamente, forse qui il match, non credo che il gioco faccia bandare un ultimo pallone in avanti. Pallone che termina addirittura fuori in fallo di fondo. Allora sul rilancio di Lo Cicero dovrebbe finire qui il match tra Grifo e Alba Roma. Colpo di testa, pallone in avanti, no, fa giocare, no. Finisce qui il match. Finisce 1-1 tra Grifo e Alba Roma. Un match bello, intenso, equilibrato, che ha visto insomma le due squadre equivalersi per quasi tutto il tempo, forse primo tempo a favore del Grifo, secondo tempo a favore dell'Alba Roma, anche se nel finale il Grifo ha cercato di aumentare
aumentare un pochino la pressione dopo il gol del pareggio subito, ma tutto sommato devo dire che è un pareggio che secondo me è abbastanza giusto per quello che abbiamo visto in campo. Sicuramente protagonisti sono stati i due portieri, Lo Cicero e Amati, che hanno fatto sicuramente la differenza. L'1-1 che vediamo è sicuramente tanto tanto merito loro, che hanno dato appunto la possibilità alle due squadre di fare questo punteggio, perché a mio avviso questa partita poteva finire davvero con qualsiasi risultato. Protagonisti anche Coletta per il Grifo, anche se ha sbagliato un calcio di rigore, altra opportunità appunto fallita dal Grifo. Nell'Alba Roma forse Mendes in difesa è stato un vero baluardo. San Matrice, anche l'autore del gol, si è mosso bene lì davanti. E allora la partita finisce 1-1 tra Grifo e Alba Roma, forse tra i due litiganti il terzo gode, quindi il Città di Cervedri, vincendo con l'ottavia, potrebbe allungare sul Grifo. Bisogna vedere ovviamente cosa farà il Città di Anagni. Nel girone A c'è il big match tra Borgo San Martino ed Etrurians, quindi sta entrando nel vivo il campionato, siamo nelle battute finali, va seguito ragazzi, dobbiamo seguirlo e ne vedremo delle belle nelle prossime settimane. Intanto ricordiamo che martedì, non questo ma lo scorso, è iniziata anche la Coppa Lazio, che vedremo appunto qui il 25 aprile in diretta per le semifinali, e poi avremo anche ovviamente tutto il tabellone dove andremo a vedere un po' cosa è successo per quanto riguarda la Coppa Lazio. Ci sono tante novità, tante cose, quindi seguite ovviamente il canale Twitch di Eludo e il sito di Esports Rivals, il nuovo sito che sta uscendo anche di Eludo. Potete seguire anche tutti i social dell'LND, dove troverete le informazioni sull'LND Lazio per quanto riguarda il campionato del Lazio. Da Francesco Giannella è tutto. Partita bellissima, Grifo 1, Alba Roma 1, appuntamento a giovedì prossimo. E buonanotte a tutti!